Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi è un video un po' diverso dal solito, devo dirvi la verità. Non ho trovato niente di cui parlare come attualità. Sì, si poteva discutere un po' delle parole di Scanavino, di Ferrero, di Allegri, di Giuntoli alla cena di Natale di lunedì sera, però non c'era niente, erano già tutte cose dette, ridette, trite, ritrite, concetti già passati, spirito di gruppo, unità di intenti, qualificazione dei Champions, cementificazione di un gruppo durante un periodo difficile l'anno scorso, bla bla bla, abbiamo già dette, ridette, ridette, quindi non aveva senso mettermi qua e parlare di quella roba lì. E quindi ho deciso di fare un video che è da un po' che volevo fare, in realtà. Non trovavo mai il momento adatto, lo spunto giusto, e quindi dato che oggi siamo in mezzo alla settimana, non c'è granché da toccare e ci stiamo preparando per quella che sarà la partita di venerdì sera, ancora una volta venerdì sera contro il Genoa, possiamo stare qua a fare due chiacchiere un po' in amicizia. Quindi conto è se avete l'appuntamento ormai fisso, quotidiano, con questo canale, avete necessità, bisogno di sentire un po' di chiacchiere, diversamente mi dispiace, vi chiedo di chiudere il video, ci rivediamo quando ci saranno partite da analizzare o commenti da fare su argomenti di trend topic. Oggi non è uno di quei casi. E proprio perché siamo in mezzo alla settimana vi dico: come la state vivendo? È una domanda, voglio farvi una domanda e darvi la mia risposta. Come la state vivendo questa stagione? Perché per me è una stagione folle, devo dirvi la verità. Ero già abbastanza sicuro che sarebbe stata una stagione difficile, non tanto dal punto di vista dei risultati, ma proprio dal punto di vista di quanto siamo pieni. Io mi sento un po' vuoto in questa stagione, non per il tipo di proposta che propone la Juve, non per il tipo di risultati che raccoglie la Juve, quanto più per queste settimane lunghe, interminabili. Le avverto proprio come settimane vuote, cioè mercoledì, oggi, le altri anni, le altre settimane, stavamo qui e parlavamo di quello che sarebbe stata una partita di Champions, di quello che poi è stata effettivamente, quindi il giorno prima e il giorno dopo, l'ansia di un determinato girone da passare, quella partita in particolare, quella di cartello, il sorteggio, oppure capire dopo con chi saremmo stati accoppiati agli ottavi, se poi si passava con chi ai quarti. Quest'anno no. Quest'anno no. E io vi giuro, la sto accusando tanto se non tantissimo questa cosa. Dal punto di vista del campionato, per fortuna sta andando tutto bene dal punto di vista del rendimento. Anche se, come ben sapete, io credo che continuando così, senza migliorare determinate cose che vanno migliorate, perché per poter competere ai massimi livelli in una qualsiasi competizione, a maggior ragione in Serie A, dove c'è una squadra che sembra più pronta a vincere lo scudetto come l'Inter, ho paura che non migliorando quelle determinate cose, poi anche l'unico appiglio, l'unico aggrappo, possiamo dire così, come il sogno di vivere lo scudetto possa venire meno. Perché io in questa stagione è dall'inizio dell'anno che dico che il mio obiettivo non è vincere lo scudetto. Cioè, io credo che parlare di necessità, obbligo di scudetto da parte della Juve sia una follia e che sia un po' il gioco a livello comunicativo degli altri allenatori. Abbiamo sentito e risentito Pioli a più riprese dire che siamo i favoriti e che dobbiamo vincere lo scudetto perché non giochiamo le coppe. E dire che la Juve è la favorita per lo scudetto, secondo me, sia per proposta, sia per rosa, a maggior ragione con quello che è accaduto in mezzo al percorso con Pogba e Fagioli, è esagerato. Cioè, è una follia. E questa cosa la dico da inizio anno. Quindi il mio obiettivo non è vincere lo scudetto. Il mio obiettivo è gustarmi queste settimane, proprio perché manca quel qualcosa in mezzo. Ora, per fortuna, a gennaio, manca poco, inizierà la Coppa Italia anche. Vedremo se riusciremo ad andare avanti oppure no, però anche un trofeo umile come la Coppa Italia io quest'anno lo sento tanto. Cioè, non mi era mai capitato di dire non vedo l'ora che inizi la Coppa Italia, e oggi lo dico. Perché? Perché riesce a spezzare quella monotonia, quella quotidianità che è diventata vuota
nell'aspettare un determinato evento della Juve che vada a spezzare i ragionamenti legati al campionato, perché alla fine le cose da dire sono quelle. È per quello che quest'anno ho deciso di inserire le live a metà settimana qui sul canale, per fare qualche chiacchiera con voi, perché un conto è mettermi qui a parlare avanti alla telecamera, magari penso quello che devo dire, un conto è arrivare bello, libero, tranquillo e interagire con voi. E a tal proposito vi ringrazio perché le live vanno sempre molto bene per essere un giorno settimanale con nessun tipo di argomento, nel momento in cui magari le persone sono a lavoro o sono a scuola, quindi non è mai scontato, e quindi vi ringrazio perché c'è sempre tanta gente che risponde a questa cosa qua. Però volevo capire se è una cosa soltanto mia o se è una cosa anche vostra, perché ribadisco, il mio obiettivo non è vincere lo scudetto quest'anno, ma è gustarmi la possibilità che la Juve possa riuscire a fare qualcosa. Ci riuscirà, non ci riuscirà, non lo so. E per la prima volta da quando tifo Juve, in realtà non è vero, perché ci sono state quelle annate in cui sapevi di essere troppo di meno sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista tattico, però del post scudetti, del post vittorie, del post ciclo vincente, ecco, la prima volta in cui davvero quest'anno non mi interessa dire che alla fine vinceremo lo scudetto oppure no, certo preferirei farlo, ma mi interessa vivere il sogno di arrivare a giocarmi lo scudetto, perché c'è bisogno secondo me di questa scarica qui all'interno di queste settimane vuote, c'è bisogno di seguire questa cosa e di illudersi anche. Io credo che il tifoso proprio per definizione debba essere anche illuso, debba essere anche sognatore. L'altro giorno mi parlavo di una parte irrazionale, no? Che è quella del tifoso. C'è quella razionale dell'analisi, di cercare di interpretare, di poter dare un'opinione, una considerazione in base a quello che si vede, poi c'è quell'irrazionale del tifoso, che è quella roba che ti fa esultare allo stadio, anche se l'anno scorso al gol di Gatti, nella partita mi pare con il Siviglia, l'andata allo stadium, che Gatti fa gol al 90esimo, ho esultato come un matto. La prima reazione è stata quella di esultare come un matto, per poi arrabbiarmi e dire: pensa te se dobbiamo esultare per essere in semifinale di Europa League dopo essere retrocessi dalla Champions facendo un girone terrificante, aver giocato una partita del genere d'andata di una semifinale europea che non è la Champions ma è comunque importante, a maggior ragione in un'annata difficile come questa dove abbiamo rischiato praticamente per tutta la partita di non portarla a casa. Ma la prima reazione è stata quella istintiva, è stato proprio l'istinto, la parte irrazionale, quella che viene fuori. E allora la mia parte irrazionale da tifoso, che non è tifoso della Juventus, perché il tifoso della Juventus dovrebbe avere un'idea in testa, quella di vincere sempre, ma quella del tifoso da calcio proprio, supporter di una squadra, mi fa dire: io quest'anno mi voglio godere tutto quello che è il viaggio che mi porterà al termine della stagione, perché già è una stagione anomala. Quella dell'anno scorso era stata folle, questa è anomala, questa è sicuramente più tranquilla. Quella dell'anno scorso è stata una montagna russa incredibile, è stato tortuoso, tutto un percorso tortuoso, nervoso, psicologicamente complicato da affrontare, in cui non si riusciva a parlare delle partite di calcio, del calendario, dell'avversario, della giocata, di quello che andava, di quello che non andava, era stato tutto annullato. Io l'anno scorso avevo proprio perso quella voglia di mettermi lì e dire: parliamo di questa partita, ma che cosa serve? Che poi magari quei tre punti sì, tre punti no, li facciamo, allora dopo ce li tolgono. È diventata una roba per me insopportabile, pesante, pesante, piena. E quest'anno invece la sento vuota, ma non perché non provi emozioni, anzi io sono qua che sogno di vincere uno scudetto. Sono qua che sogno di vincere uno scudetto. Ed è una sensazione bellissima sognare di vincere uno scudetto e non dare per scontato che sarai una delle squadre che arriverà fino in fondo. Perché noi quando eravamo la squadra da battere sapevamo in cuor nostro che alla fine dell'anno o primi o quella che se la gioca, comunque l'unica che se la poteva perdere. Invece quest'anno no, quest'anno siamo una squadra che ha solo tutto da guadagnarci, da perdere c'è poco, anche perché in dirigenza, in proprietà, l'allenatore
puntano al ribasso, e cioè l'importante è la qualificazione Champions, perché è una competizione che spetta la Juventus, che compete la Juve, che andrà a riempire queste settimane, e dal punto di vista economico ci dà un supporto. Quindi questa volontà di andare al ribasso ti porta a dire che hai tutto da guadagnarci e niente da perderci, per quella che è la situazione attuale della classifica, ovviamente. È ovvio che non bisogna mollare, perché basta un mese fatto male, due, tre partite in cui non vinci, e magari vincano quelle dietro, e metti tutto in discussione. E allora io quest'anno, dato che è vuota questa settimana, e mi dispiace, perché vorrei essere qui a dirvi che abbiamo fatto 0-0 con Real Sociedad, come magari ha fatto l'Inter ieri, analizzare il perché, il per come, cosa non ha funzionato, cosa si poteva fare di più, cosa di meno, ma tanto eravamo già passati, allora che prendiamo agli ottavi. E invece siamo qua che pensiamo, oh dai, domani c'è la conferenza stampa di Genoa-Juve e iniziamo a capire come ragionare su Genoa-Juve del venerdì sera. Il venerdì sera perché? Perché così riusciamo a dare impasto allo spettatore di un campionato spezzatino il lunedì sera il Sassuolo col Cagliari, dove Ranieri non si arrende mai fino all'ultimo secondo, e poi il martedì e il mercoledì riusciamo a dare impasto l'Inter e il Napoli in Champions, il Milan e la Lazio in Champions. Il giovedì ci sono l'Europa League e la Conference League con altre squadre interessate, il venerdì c'è la Juve, poi il sabato si riparte con tutto il carrozzone del campionato. Non c'è un giorno in cui tu non possa guardarti una partita di calcio. Dio denaro, maledetto Dio denaro, che è andato a spalmare tutta questa roba qua e a togliere anche un po' quella magia. Un ragazzo l'altro giorno mi commentava, io sono un po' boomer, ma apprezzavo quel calendario in cui giocavano tutta la domenica alle 15. Ora, per me questo è eccessivo, io non gradirei nemmeno tutte le partite in contemporanea, perché se ci sono delle partite di cartello da vedere è giusto spalmarle, però secondo me neanche a far così, ecco, diciamo la verità. Quindi io avverto questo senso di vuoto e volevo sapere se anche per voi è la stessa cosa, che sono emozioni davvero in contrasto assoluto rispetto all'anno scorso, perché quest'anno non vedo l'ora che arrivino le partite, perché ne giochiamo talmente poche che sono qua che dico, oh, non vedo l'ora che arrivi la Coppa Italia, che magari riusciamo ad alzare un trofeo che dall'anno di Pirlo che non vinciamo niente, di niente, almeno una Coppa Italia sarebbe bella, liberatoria, sarebbe una sorta di contentino, di qualcosa che ti vada a riempire il cuore. In mezzo alla settimana la Coppa Europea che ti fa staccare la testa al campionato non ce l'hai, quindi non vedo l'ora che arrivino le partite. L'anno scorso invece le partite mi nauseavano, perché non c'era nessun senso sportivo alla base di quelle partite. Quindi se l'anno scorso ero scarico, ero demotivato, ero davvero schifato da tutta la situazione, quest'anno è il contrario. Sono sereno, sono felice, sono contento, e se lo sono io, figuriamoci i calciatori della Juventus, e da qui nasce molto probabilmente il fatto che il gruppo ti dà un'impressione diversa da quello che era l'anno scorso, perché non era facile per noi tifosi, figuriamoci per chi doveva lavorarci e affrontarle queste situazioni. Però dall'altra parte, se l'anno scorso ero pieno di rabbia, adesso sono vuoto, vuoto nell'attesa. E queste settimane mi sembrano infinite, cioè che abbiamo giocato Juventus-Napoli mi sembra un mese, cioè, mi sembra di vivere perennemente all'interno di una pausa nazionale dove le nazionali non giocano. E quindi, dato che c'è sempre stato comunque un argomento da trattare, magari veniva fuori qualcosa e oggi non sono riuscito a trovarlo, volevo capire se anche per voi c'era questa cosa qua, vi sentite vuoti o vi sentite pieni, più motivati, perché quest'anno il campionato ce lo giochiamo, o siete lì che dite, cavolo, però ci manca qualcosa. Cioè, vorrei proprio sapere questa considerazione. Fatemelo sapere nei commenti.